Tra l'Inter, Marotta e Antonio Conte arrivano dei nomi, ma arrivano anche delle smentite della Fiorentina. Chiesa non si muove e a proposito della cessione della Fiorentina, in serata abbiamo dato la notizia che il patron, il proprietario del Paris Saint-Germain, sta facendo un'altra trattativa, parallela con i Della Valle. Alfredo. Ma a parte quello che tu hai detto opportunamente sulla Fiorentina, chiese un comunicato come prassi. Al momento di una trattativa, l'attuale proprietà dice per loro resta lì, e poi è chiaro che il discorso è tutto da sviluppare. Quindi la Fiorentina ha avuto una trattativa per Dragoschi, ma sono situazioni in evoluzione. Sull'Inter, il mercato dell'Inter è abbastanza ben scandito. Dzeko, accordo totale da settimane. Da 4 milioni più bonus per 2 anni con possibile opzione, e poi va raggiunto l'accordo con la Roma che si troverà. Barella è una situazione impostata ormai da quasi un anno, con l'accordo totale tra Barella e l'Inter, poi le contropartite tecniche al Cagliari metteranno a posto tutto. Quando parleremo di Juve parleremo di Icardi. Icardi è chiaro che sia il nome portante della campagna acquisti dell'Inter, con la possibilità di prendere un altro attaccante, e a Conte piace Lukaku. La possibile rivalutazione di Perisic, che a Conte piace molto. Per ora partiamo da qui con Godin, ma partiamo comunque con idee chiare sui ruoli importanti da colmare e da coprire. Direttore Giaretta, si parla tanto del mercato dell'Inter, un mercato che potrebbe essere quello della svolta con Antonio Conte. Chi conosce bene Antonio Conte ovviamente è Daniele Fagiano, ci ha lavorato e ha vinto a Bari, ci ha lavorato a Siena, ovviamente lo conosce bene anche per questioni private e personali, però oggi come oggi l'Inter potrebbe essere l'assoluta protagonista. Il Napoli deve cambiare parte della squadra, la Juventus fa l'allenatore ma non deve cambiare poi così tanto, invece l'Inter ha bisogno di un Lukaku, di un Dzeko, ha bisogno di Chiesa, di Barella e la vera rivoluzione sarà quella nerazzurra, secondo te, direttore? Beh, insomma, è già da qualche anno che l'Inter ci ha abituato ad avere una rosa di assoluto rispetto per puntare a vincere e comunque di lottare per la Champions League, cosa che negli ultimi 2 stagioni gli è comunque riuscita. È chiaro che l'avvento di Antonio Conte sposta un po' gli equilibri, ecco. Quindi è praticamente obbligatorio, nel momento in cui scegli un allenatore così importante, alzare ulteriormente l'asticella, andare sui top giocatori, appunto, parliamo di Chiesa, Lukaku, parliamo di giocatori il cui transfer fee non può costare meno di 60-70 milioni, ecco, quindi è chiaro che Conte avrà avuto delle ovvie garanzie e quindi ci aspettiamo sicuramente tutti, almeno personalmente, penso che l'Inter sarà assoluta protagonista del prossimo mercato a livello di grandi nomi, Io volevo per avere soltanto un aggiungere elemento una cosa, importante. sì. Vai, vai Alfredo, vai, aggiungi, aggiungi. Volevo aggiungere una cosa alle parole del direttore Giaretta, allora, che per Chiesa le manovre vanno avanti da marzo, prima molto forte la Juve. Poi è subentrato Marotta, per Conte, Chiesa, più Barella, più Dzeko, più un altro attaccante o un esterno offensivo, se partisse Icardi sarebbe il massimo, cioè sarebbe proprio la struttura che vuole Conte. Ora si tratta soltanto di capire la volontà di Chiesa, quella definitiva, indipendentemente dalla situazione e dalla svolta societaria. Perché se Chiesa ha deciso di andare è normale che si possa proseguire su questa strada. Quando poi noi avremo le idee chiare con le carte firmate su una svolta societaria, andranno alla chiesa e gli chiederanno: ma tu resteresti? Per me è una partita comunque ancora molto aperta. Giaretta, finisci il discorso. Sono d'accordo con Alfredo, dipende un po' appunto in questo passaggio di proprietà, perché credo che comunque i nuovi proprietari eventuali non saranno contenti di entrare in un nuovo club con una vendita, con una cessione così importante, no? Quindi io credo che si stia temporeggiando anche per questo. È vero, di Chiesa se ne parla un po' da diverso tempo, ma io credo che comunque nello stesso tempo l'Inter, il cambio di allenatore l'abbia già maturato comunque già a partire da E quest'inverno, su ecco, questo quindi. qualcuno sta dicendo l'Inter si è fatta trovare più pronta, era comunque convinta di mandare via Spalletti, si è fatta trovare pronta con Antonio Conte, la Juventus invece ha Avevano aspettato un preso po' Marotta troppo, comunque ha già, preso avevano già. Marotta, già comunque aveva lavorato, Esatto. ma nel frattempo Fagiano, non so come possiamo definirlo Antonio Conte, per te un amico, un fratello, un amico fraterno, un collaboratore, un amico degli amici, come lo possiamo definire? Perché siete pappa e ciccia, siete della stessa città, siete dello stesso territorio, avete lavorato insieme a Bari, a Siena, che siete? Io l'unico problema che ho con te è questo. Quale? Io parlo del mio lavoro. Antonio è Eh un'altra beh, cosa. amico tuo, Sì, e se mi chiedono di basta. Pedullà non è che io dico no, io parlo del mio No, lavoro, io è non amico parlo mio, neanche di Pedullà fa. Pedullà. Come? Non parlo neanche di Pedullà. Ti ringrazio, direttore, ma lo Neanche. so, su questo ero Ciao preparato. Alfredo. Ma ci Ti sta che non ringrazio. parli di Pedullà, il No, problema è se no, non parli con ognuno Pedullà. fa il proprio lavoro e andiamo avanti per Sì, le ho nostre capito, ma strade. secondo te è l'allenatore che rivoluzionerà l'Inter, conoscendolo, è l'allenatore che può avvicinare l'Inter a questa Juventus? Allora, io me lo auguro per lui, per tutto l'entourage dell'Inter. L'unica cosa che spero è che contro il mio Parma perdino.
Beh, questo qua mi sembra abbastanza chiaro. Almeno quello me lo merito, per rispetto, per amicizia. Ma tu un giorno lavoreresti con Antonio Conte? Io ci ho già lavorato e forse ero pure molto giovane, però molto attento alla sua competenza, professionalità e voglia di arrivare e di non lasciare nulla al caso. Per cui, e poi la competenza c'è un altro passo, è normale, però lui non è uno che si ferma o si abbatte o non vuole, vuole sempre arrivare. Ma Chiesa è un calciatore prima. Da Conte? Ho visto un grosso giocatore, perché contro di noi pure abbiamo vinto, però ha fatto una grande partita, e ho visto un ragazzo che ha uno spirito alla Conte, cui lottava su ogni pallone come se fosse l'ultimo della sua vita, per cui quando l'ho visto giocare, conoscendo Antonio, ho pensato che fosse un giocatore adatto al suo modo di giocare e di pensare soprattutto. Stefano Vecchi, l'ambiente nerazzurro, l'ambiente dell'Inter, Alfredo lo conosce molto bene, ci ha lavorato, ha vinto di tutto con la primavera dell'Inter, poi torniamo a Roma, poi andiamo da Luca Cilli a Milano, ma qui oggi dobbiamo aprire mille parentesi. Vecchi, tu che conosci benissimo l'ambiente nerazzurro, dai giovani fino alla prima squadra, l'hai allenata anche l'Inter prima squadra, per poco ma l'hai allenata. La domanda che ti volevo fare, la curiosità, ma uno come Conte può andare bene in una società come l'Inter? Ma è una società in evoluzione, negli ultimi anni è cambiata con le proprietà, è cambiata anche con l'arrivo di Marotta, con la dirigenza, è cambiata negli allenatori, Spalletti ha fatto il suo dovere ampiamente raggiungendo un paio di volte la Champions, cosa che prima di lui non si era riusciti. Adesso Conte si dice sia un sergente di ferro, e per le cose che sono successe all'Inter ultimamente probabilmente c'è bisogno anche di questo. Per quello che riguarda Chiesa, sono d'accordo sul fatto che sia un ragazzo, un giocatore con le caratteristiche, col carattere giusto per Conte, però bisogna vedere anche Conte come vuol far giocare l'Inter, e credo che il mercato dell'Inter si debba anche orientarsi proprio sulle scelte in funzione di come Conte vuol far giocare la squadra, perché già avere Politano, Perisic, in più Chiesa, sono tutti esterni offensivi che col 3-5-2 in teoria potrebbero essere di troppo. Quindi c'è da vedere Conte come vuol far giocare la squadra, in funzione di quello poi... Ci sarebbe l'opportunità di fare un 3-4-3? E con questi giocatori sì, l'ha fatto al Chelsea, dovrebbe cambiare orientamento. Qualcuno e giocare partirà, perché c'è anche l'ipotesi Perisic che va via, Lukaku che... Sì, ma infatti in ci saranno tanti movimenti, poi ci vogliono anche giocatori da Inter, bisogna prendere giocatori da Inter, perché non è semplice portare quella maglia. E Chiesa e Barella lo sono? Sono dei prospetti di grande potenzialità e dovranno dimostrarlo, però sicuramente quello che stanno facendo vedere ora di certo sono giocatori da grande squadra, per quello che stanno facendo vedere. Alfredo, tantissimi ci chiedono questo famoso benedetto maledetto scambio di Bale e Cardi, ci puoi aggiungere qualcosa? Mentre vedo un taxi che va via da Luca Cilli, che arriva, che sta andando, tra poco Luca Cilli mi dovrà spiegare cosa sta succedendo dopo che ha seguito ovviamente tutta la giornata del summit nerazzurro tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Ma guarda, Alfredo, Quando parleremo di Juve, legheremo Icardi, Milinkovic, Savic, Usai e Reina. Un po' a sorpresa. Alfredo, numeri, via! Sì, partiamo da Dzeko, ci teniamo bassi con l'80%, perché l'accordo tra l'Inter e Dzeko è 100, quel 20 è la distanza che manca da colmare per quanto riguarda l'accordo con la Roma che arriverà. Per quanto riguarda il discorso legato all'Inter, perché Antonio Conte ha tra la sua lista di desideri anche un profilo che abbiamo anticipato la scorsa settimana, ma che ribadiamo con forza, quello del preparatore atletico del Real Madrid, Antonio Pintus, che conosce molto bene per i trascorsi comuni in bianconero. Conte è un grande estimatore di Pintus e evidentemente la sua volontà sarebbe quella di portarlo in nerazzurro. Vedremo se ci sarà la possibilità di liberarlo dal Real Madrid.